Motore posteriore, 6 cilindri, 3,6 litri di cilindrata, 530 cavalli a 6500 giri. Se questo fosse un gioco e se qualcuno vi chiedesse di indovinare a quale macchina appartengano questi numeri, i dubbi sarebbero pochi. Anzi, potremmo parlare di certezza, perché la risposta viene quasi naturale. Questa carta d'identità descrive la Porsche 911 GT2. La macchina, anzi il mito, che la casa di Stoccarda continua a sviluppare con risultati da brivido. Il propulsore è derivato dal boxer a 6 cilindri della 911 Turbo, sovralimentato con compressore biturbo e turbine a geometria variabile, e le permette di raggiungere i 100 km orari con partenza da ferma in appena 3 secondi e 7. La velocità massima è un altro record, sono 329 km orari con un consumo medio di 12 litri e mezzo per 100 km. E pensare che il suo utilizzo è su strada, nonostante si avvicini a prestazioni da competizione. Per la prima volta gli ingegneri Porsche hanno combinato il motore turbo con un impianto di aspirazione ad espansione, sviluppato completamente ex novo, che rappresenta uno stravolgimento dei principi adottati per i motori turbo. La trasmissione è manuale a 6 rapporti. Le corse sono brevi e precise per assicurare rapidi cambi di marcia. Con queste premesse anche il telaio ha subito delle modifiche. L'assetto della vettura è ribassato di circa 25 mm rispetto alla 911 Carrera. La costruzione leggera mantiene basso il peso complessivo e quello delle masse non sospese. Tutti elementi che concorrono a rendere la GT2 sicura, agile e stabile, soprattutto in curva. Sull'assale posteriore, con cuscinetti ulteriormente sviluppati, è montata una sospensione di tipo McPherson, con ruote indipendenti collegate ai bracci longitudinali e trasversali, che consentono una guida precisa. Per un'assoluta aderenza alla carreggiata ed una migliore maneggevolezza in ogni situazione di marcia. L'assale posteriore a bracci multipli ha un telaio ausiliario. La struttura dal peso ottimizzato con traverse in alluminio garantisce ottime qualità dinamiche. La nuova 911 GT2 dispone per la prima volta del sistema di regolazione elettronica applicato agli ammortizzatori Porsche Active Suspension Management. Sono di serie. Il guidatore può scegliere tra due programmi, modalità normale e modalità sportiva. Oltre ad essere la 911 la macchina da strada più potente costruita finora, è anche molto affascinante dal punto di vista del design. Il frontale aggressivo è sottolineato da grandi prese dell'aria di raffreddamento, presenti anche nei parafanghi posteriori. Il carattere imponente nella parte di dietro è sottolineato dall'alettone che garantisce stabilità anche alle velocità più elevate. Insomma, diversa dalle altre dentro e fuori.